Cari amici, ben ritrovati, sono Andrea Mangoni e oggi vi parlerò di come riconoscere il sesso nelle giovani anatre mute. Ma prima vi ricordo che se vi piacciono gli argomenti che tratto, potete iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e ovviamente lasciare un like o un commento a questo video. Ma andiamo a vedere subito come si riconoscono i sessi nelle anatre mute. Possiamo dire fin da subito che riconoscere il sesso nelle anatre mute adulte non è assolutamente difficile. Infatti basta semplicemente osservare le differenze che ci sono tra gli animali. I maschi sono molto più grandi e più pesanti, hanno la testa più grossa e anche le zampe più spesse rispetto alle femmine. Ma non solo, hanno anche delle pronunciatissime caruncole sopra il becco. Queste caruncole sono un segno di dimorfismo sessuale e a seconda della varietà considerata saranno di colore differente. Ad esempio, nelle varietà allevate tradizionalmente in Italia fino alla metà del secolo scorso, le caruncole erano principalmente nere con poche zone rosse, mentre ora vengono apprezzate gli individui con caruncole rosse molto estese e rugose. Detto questo, però, il sesso delle nostre anatre si riconosce anche per un altro motivo molto molto evidente, ovvero sia i maschi hanno il pene. Non è una cosa così scontata come sembrerebbe. Perché? Perché negli uccelli di solito il pene non è presente. L'accoppiamento avviene attraverso il cosiddetto bacio cloacale, ovvero sia si sovrappongono le cloache del maschio e della femmina e c'è lo scambio di spermatozoi dal maschio alla femmina, appunto. Vi ricordo che la cloaca è quell'orifizio che si apre sull'esterno e che accomuna sia la fine dell'apparato digerente sia l'apparato riproduttivo. Però le nostre anatre hanno un piccolo problema, ovvero sia si accoppiano in acqua. Se facessero il bacio cloacale durante l'accoppiamento in acqua, lo sperma si disperderebbe tragicamente e loro non riuscirebbero ad avere un accoppiamento adeguato. Le uova non sarebbero fecondate e la loro stirpe morirebbe lì. Quindi, a livello evolutivo, quello che è successo è stato questo. Hanno sviluppato un pene. Un pene molto particolare, perché è un pene a forma di cavaturacciolo. Ora, quello che andremo a fare oggi è vedere come nelle anatre adulte e nelle anatre giovani si può già notare la presenza di questo pene e si riconosce quindi immediatamente con una operazione molto semplice che, se fatta bene, non è assolutamente né dolorosa né pericolosa ovviamente per il nostro animale, perché il suo benessere comunque è la prima cosa che ci deve interessare, e di conseguenza il sessaggio delle anatre risulterà facilissimo. Ma andiamo a vedere. Allora ragazzi, presa la nostra anatra, la giriamo sul dorso e dobbiamo andare a esaminare la cloaca. Eccola qua. Un po' difficile vederla. Abbiate pazienza, ma non è così semplice né immediato riuscire a trattarla. Buona piccola. Con un minimo di pressione, ecco qui, la cloaca aperta della femmina si presenta in questo modo. Vedete? C'è l'apertura della vagina, si vede appena appena. Qui ragazzi abbiamo un maschio adulto invece. Come vedete, al centro della cloaca è evidente il pene. Vedete? Questo pene, che una volta esteso a forma di cavaturacciolo, è particolarmente visibile negli animali in riproduzione. Questo soggetto non è in periodo riproduttivo, per cui si vede meno. Comunque sia, eccolo qui. Vedete? Basta premere leggermente i fianchi della cloaca, molto delicatamente, ed ecco, il pene compare. Ecco, questo è il nostro supermodello, il babbo di tutte le anatre nate quest'anno in allevamento. Bene, come vi stavo dicendo, il pene delle anatre ha una curiosa forma a cavaturacciolo. E la cosa è un po' particolare, perché ha anche un verso di avvitamento. Deve cercare quindi delle femmine che siano compatibili, e non solo. Il problema della femmina è che, appunto, l'accoppiamento, se lei non è condiscendente, può essere molto doloroso. E effettivamente in una specie come le anatre, in cui i casi di stupro extraconiugale sono molto frequenti,
Questo è un sistema che permette di, come dire, garantire che la prole sia frutto dell'accoppiamento con il maschio prescelto dalla femmina, quindi quello che lei ha accettato come proprio compagno. Vero? Tu sei stato accettato? Sì, sì. Ti lasciamo andare? Cosa dici? Guardate che bello che è. Questa è la tipologia più simile all'antica razza che veniva allevata in Italia. Come vedete, le caruncole sono nere con poco di rosso. Ciao bello, vai. Questo è un giovane maschio. Come potete vedere, sulla testa sta già cominciando a sviluppare le prime tracce di caruncola, subito sopra il becco. Questa è la cloaca del giovane maschio. Come vedete, si vede e si può notare comunque l'ingrossamento relativo al pene. Basta spingere appena appena i lati della cloaca per farlo emergere. Non è ovviamente ancora sviluppato e si svilupperà nelle prossime settimane. Ed ecco infine la cloaca di una giovane femmina. Come vedete, non c'è traccia di pene. Vedete? Un'altra cosa che vale la pena rilevare è che la testa della femmina è generalmente più sottile e leggera rispetto a quella del maschio, e anche il becco della femmina è più allungato e appuntito rispetto a quello del maschio di solito. Per cui tutte queste caratteristiche insieme ci possono aiutare a capire se un'anatra è maschio o femmina. Questi sono due giovani soggetti. Hanno la stessa età. Questo soggetto, in primo piano, come vedete, ha una testa leggermente più piccola e delicata rispetto a quello del soggetto in secondo piano. Le femmine, infatti, sono proprio così. Hanno la testa più piccola e le proporzioni più fini. Andiamo a vedere invece i tarsi. Questa è la femmina, ha tarsi più sottili e leggeri. Questo è il maschio, ha tarsi molto più grossi e molto più spessi, e anche le zampe sono molto più grandi. Guardate il paragone. Alla vostra sinistra la zampa della femmina, alla vostra destra la zampa del maschio. È molto più grande. Un altro sistema per verificare il sesso delle anatre è cercare di vedere quando i piccoli stanno cominciando a mettere le penne, perché le femmine tendono a mettere le penne delle ali prima dei maschi. E anche questo è un modo abbastanza sicuro per avere i primi riconoscimenti tra maschi e femmine in tenera età. Ecco amici, spero che il video vi sia stato utile. Con questo io vi saluto. Vi do appuntamento al prossimo video e se avete dubbi, domande o quant'altro, lasciate un commento qui sotto. Ciao a tutti e buona serata!